Ciao e benvenuto in questo video in cui ti parlerò di coraggio. Ti è mai capitato nella vita di affrontare situazioni in cui ti è mancato il coraggio di prendere la decisione giusta e poi rammaricarti successivamente per non averlo fatto? Tranquilla, è successo a tutti almeno una volta e non te ne devi vergognare. Io sono Marco Caggiati, il fitness mental coach delle donne e ideatore dell'Accademia Online Belle in Forma per Sempre. E in questo video ti parlo di uno dei tanti aspetti mentali dei quali nessuno abitualmente parla in ambito di fitness e forma fisica, che però sono importanti per diventare veramente bella e in forma per sempre. E ora torniamo all'argomento di questo video, il coraggio. Il coraggio nella vita è quello che ti serve per prendere le decisioni importanti, quelle decisioni che ti fanno uscire dalla tua zona di comfort, quelle che ti fanno crescere. Ancora più semplicemente, il coraggio è quella cosa che ti serve per affrontare quella sensazione fisica di disagio quando ti trovi di fronte ad una decisione importante da prendere, quando sai perfettamente qual è la strada giusta da prendere, ma sei paralizzata dalla paura. Il coraggio è quello che ti serve per fare svanire di colpo i mille se che ti girano in testa ed agire. Il coraggio è quello che ti serve per dire di no alle situazioni infelici che stai vivendo, alle quali però ti sei abituata. Sì, perché ci vuole coraggio per trasformarti nella tua versione migliore e in questo modo vivere una vita in forma e in salute. Ci vuole coraggio a metterti al primo posto e prenderti cura di te. Ci vuole coraggio a dire di no a quelle situazioni o a quelle persone che non vogliono farti migliorare. Ci vuole anche coraggio ad assumerti le tue responsabilità. Sì, ma che cos'è il coraggio? E soprattutto, dove si nasconde? Un racconto nella cultura dei Cherokee, una tribù dei nativi americani, spiega cosa sia il coraggio in questo modo. Un nipote chiede al nonno: «Nonno, a volte ho paura. Come posso fare per diventare più coraggioso?» E il nonno risponde: «Vedi, nipote mio, dentro di noi c'è una lotta in corso, una battaglia tra due lupi che vivono nella nostra mente, il lupo nero della paura e il lupo bianco del coraggio. Il lupo nero vive nel dubbio, nel timore e non apprezza il cambiamento. Il lupo bianco invece ha voglia di fare, ha entusiasmo e vede opportunità di crescita e miglioramento dove il lupo nero vede potenziali pericoli. E ogni giorno i lupi combattono ferocemente per prevaricare l'uno sull'altro». Il nipote a questo punto ci pensa su un po' e chiede al nonno: «Però in ogni lotta alla fine c'è sempre qualcuno che trionfa, quindi quale lupo vince questa battaglia?» Il nonno fa un bel respiro profondo e risponde: «Quello al quale dai da mangiare». La storia dei due lupi ci insegna che il coraggio va alimentato, va allenato, e per diventare una persona coraggiosa devi compiere quel primo fondamentale passo verso la direzione giusta, e lo devi fare tutte le volte che ti rendi conto che quel passo ti porterà verso una vita migliore, verso un corpo migliore. Ogni volta che nella vita ti trovi di fronte ad un bivio decisionale, in quel momento i due lupi stanno lottando ferocemente. Ogni vittoria dell'uno o dell'altro andrà ad alimentare il lupo vincente, rendendolo più grande e forte. Quale lupo far vincere e alimentare è sempre e solo sotto la tua responsabilità. Ricordatelo sempre. Ok Marco, bello questo racconto, ma tutto questo cosa c'entra con la mia forma fisica? Ti faccio subito qualche esempio. Quando sei al supermercato a fare la spesa, quale lupo vuoi alimentare? Quello nero con il cibo spazzatura oppure quello bianco con il cibo sano? Quando sei sul divano o nel calduccio del letto ed è arrivato il momento di allenarti, quale lupo vuoi alimentare? Il lupo nero della pigrizia o il lupo bianco della determinazione che ti farà migliorare? Quando ti stai allenando e sopraggiunge la fatica, vuoi alimentare il lupo nero che si arrende oppure il lupo bianco che prosegue con le ripetizioni anche se bruciano i muscoli, anche se ha il cuore in gola? Che lupo vuoi essere nella vita? Molto bene, e ora sono proprio curioso di sapere cosa ti giri per la testa, quindi scrivi qui sotto nei commenti cosa pensi in relazione al coraggio, e se vuoi approfondire il tema della motivazione, iniziare ad allenarti con noi e migliorare la tua consapevolezza alimentare, ti consiglio di scaricare il nostro corso gratuito della durata di 7 giorni che puoi ottenere cliccando sul link che trovi qui sotto in descrizione.
e noi ci vediamo nel prossimo video.